Bravo, buonasera. Come ha anticipato Luca, per chi non mi conosce, sono Annalita Bergianti e mi occupo di formazione, consulenza, counseling e coaching. Questo webinar questa sera ha così l'obiettivo di cominciare a parlare di quello che ho voluto definire l'arte di cambiare o l'arte del cambiamento. Perché in realtà, nonostante io proponga un modello che nasce da un'esperienza ormai di qualche anno e che ha visto negli ultimi 2 o 3 anni intensificarsi molto la richiesta nell'ambito del cambiamento, per ovvi motivi che tutti noi abbiamo già intuito, dicevo, nonostante io abbia nel tempo elaborato un modello che sintetizza diversi approcci e diversi strumenti, cambiare rimane comunque un'arte, quindi un prodotto artigianale che ognuno di noi costruisce sulla base di caratteristiche proprie, individuali e soggettive e sulla base di caratteristiche di contesto che sono sempre diverse, sempre particolari. Io l'ho chiamato modello integrato proprio perché integra 4 diverse dimensioni. Queste dimensioni, ne parleremo a fine serata, sono indispensabili per poter gestire al meglio i processi di cambiamento, sia dal punto di vista personale, quindi diciamo più orientati nella sfera personale, individuale, che dal punto di vista anche professionale o organizzativo. Quindi Luca ci diceva, no? Mi ha presentato con un sacco di belle parole di cui lo ringrazio, diceva che sicuramente l'ambito, diciamo, professionale, chiamiamolo aziendale, ma in termini generali organizzativo, è un ambito in cui ho lavorato molto e per fortuna ancora molto lavoro ed è un ambito che mi piace tantissimo, ma lavoro anche nell'ambito, diciamo, più personale, quindi nei percorsi individuali. Dove le persone mi portano una lettura del cambiamento che è naturalmente più legata a una sfera affettiva. Allora, innanzitutto vorrei proporvi rapidamente un primo sondaggio, giusto perché siamo ormai quasi una trentina, mi piacerebbe capire meglio qual è, semplificando molto, capisco che è una grande semplificazione, qual è l'ambito che vi piace di più. Quello del cambiamento, diciamo, organizzativo, vi piace nel senso che vi interessa ovviamente in questa fase della vostra vita, organizzativo legato più a una dinamica professionale, oppure l'ambito personale, quindi legato più a come gestisco un momento di cambiamento nella mia vita privata, che magari coinvolge anche gli aspetti professionali, ma forse no, e che vorrei cercare di gestire e di comprendere soprattutto al meglio. Quindi vedo che Luca ha già fatto partire un po' il sondaggio, vediamo, beh, c'è una buona prevalenza di entrambi, questo è molto interessante, così non devo per forza prendere una posizione netta e posso parlare un po' di tutto come mi viene. Più naturale fare. Ok, direi che beh, se dobbiamo scegliere andiamo su cambiamento organizzativo, se si può, invece andiamo su un modello di cambiamento che in qualche modo li abbraccia entrambi. Questo è interessante, per fortuna, vi dicevo, perché nella prima parte del nostro webinar e parleremo della cosiddetta curva del cambiamento, quindi di una dinamica che io definisco quasi fisiologica, in cui tutti noi ci troviamo nei nostri piccoli o grandi cambiamenti a dover fare i conti e, conoscendo le varie fasi, possiamo gestirle al meglio e soprattutto risalire la curva più velocemente. Ok. Ok, aspetta che mi. Ecco, grazie. Nessuno dei due, non capisco cosa ci faccio qui, per fortuna nessuno ha detto questo. Grazie al cielo. Ok, direi che possiamo chiudere il sondaggio. Luca, cosa dici? Sì, benissimo, benissimo. Quindi direi che il gruppo si è espresso per un interesse che direi all'inizio pare paritario. E allora proviamo a proseguire e cominciamo intanto a inquadrare il tema generale del cambiamento. Allora, vediamo.
un po'. Allora, quando parliamo di cambiare, cambiamento, normalmente abbiamo tutta una serie di link in qualche modo di parole chiave. Qui ne ho sintetizzate alcune, quelle che più spesso le persone mi riferiscono. Vorrei un modello di gestione, in termini di efficacia non so bene cosa fare, sicuramente il tema della fatica è un elemento che spessissimo le persone portano, sia in azienda che fuori, l'ansia, la paura, ma anche la motivazione e in qualche modo una voglia, un desiderio di azione. Il cambiamento poi coinvolge due sfere molto importanti, la sfera del pensiero e la sfera emotiva o delle emozioni, e vedremo quanto entrambe siano assolutamente fondamentali, perché fanno parte naturalmente del nostro schema generale di funzionamento. Chiedo, sempre perché mi piace essere un po' curiosa, a voi che state ascoltando se aggiungereste qualche altra parola chiave oltre a quelle che vedete lette qui. Quindi, per darmi una mano, magari la prossima volta, grazie a voi, inserisco qualche altra parola. Scrivetelo pure qui, ci dice nostro Luca, vedo che brave, tutte incertezza, curiosità, belle. Ok, possibilità, fantastico, abitudine, sorpresa, bello Elisabetta, sorpresa, mi piace molto, spinta, entusiasmo, Giovanni, opportunità, Giovanni ha già risalito la curva del cambiamento, quindi anticipo immediatamente qualcosa. Umiltà, bello Giorgio, umiltà mi piace, l'umiltà sai che è anche una grande potenzialità umana ed è una potenzialità che è alla base della nostra capacità di apprendimento, che vedremo essere un altro elemento assolutamente fondamentale nella gestione di un processo di cambiamento. Dorella, motivazione, Rita Maldina, possibilità, sì. Ok, grazie Rita. Beh, direi che mi avete dato un sacco di buoni spunti, vi ringrazio. Oh, Maria dice ruolo, il che ci riporta a una dimensione organizzativa di cui cercherò di parlare nell'economia dei minuti che abbiamo a disposizione. Allora, andiamo un attimo avanti perché l'inizio deve essere tale e ci porta a una dimensione, diciamo, proprio di evoluzione della specie, no? E qui la domanda chiave, change is good, perdonatemi se uso dei termini inglesi, ma questo bellissimo logo che ho copiato l'ho trovato solo in inglese e non in italiano. E mi piaceva molto perché dava proprio l'idea dell'evoluzione della specie, in cui cambiamenti ne abbiamo sicuramente, voglio dire, gestiti e anche in modo sotto tanti aspetti brillante. Allora, il primo elemento, questo qui che vedete col punto esclamativo, riguarda il fatto che all'inizio gestivamo i cambiamenti attraverso i puri istinti, ok? In questa fase della nostra evoluzione gli istinti sono nati, ci hanno consentito di proseguire, di sopravvivere bellissimo, e quindi l'istinto è un qualcosa che, una dotazione, diciamo così, di cui non possiamo fare a meno che ci è stata molto utile, però non era sufficiente, evidentemente. Non era sufficiente, quindi abbiamo proseguito con i cosiddetti pattern primitivi, ovvero degli schemi di azione automatici molto semplificati, ne vedremo tre a breve, fra pochi minuti, molto semplificati perché ci aiutano a reagire in modo rapido, molto collegate naturalmente al tema dell'istinto, in un caso di cambiamento o di minaccia particolarmente rilevante. Quindi una modalità, uno schema di funzionamento così semplice, veloce, che doveva avere l'obiettivo naturalmente di tenerci in vita. Però anche questo non era sufficiente, no? Poi abbiamo detto, vabbè, ma noi ci vogliamo evolvere e quindi Madre Natura cosa ci ha fatto? Ci ha dato maggiori strategie, no? Quindi ci ha dato la corteccia cerebrale. Abbiamo iniziato ad usare utensili, a pensare piano piano, no? Anche a sviluppare nuove buone capacità di coping. Cosa sono le capacità di coping? Ah, fantastico, ringrazio Giovanni che ci ha indicato il cervello rettiliano, esatto.
Esatto, non l'avevo visto prima. Le buone capacità di coping sono delle strategie più evolute rispetto ai pattern primitivi, quindi dei piani, degli schemi di azione che coinvolgono le nostre intelligenze, le nostre risorse, ma anche le risorse esterne in un'interazione sempre più evoluta, in un'interazione anche naturalmente sociale, perché non dimentichiamocelo, noi siamo animali sociali. E quindi a questo punto dovremmo essere a posto, però la domanda di rito è: ma è ora? È ora verso il nostro futuro, che per certi versi è ricco di possibilità, opportunità, curiosità, come voi avete giustamente indicato, ma per altri versi è anche un po' un punto interrogativo per tanti di noi. Ora, cosa c'è di diverso? Quindi, in che modo parlare di cambiamento ora ha una connotazione differente? Perché in questo momento le persone, le organizzazioni, che sono fatte, ricordo, di persone, hanno così tanto il bisogno di affrontare questo tema e di esplorarlo? Perché il cambiamento attuale ha un po' delle caratteristiche diverse rispetto a quello a cui eravamo abituati. Intanto la natura del cambiamento. Stiamo costruendo rapidamente nuovi significati e spesso la natura di questo cambiamento per noi non è così chiara. Non siamo più sicuri, non abbiamo, diciamo così, dei modelli anche culturali così forti che possano darci in qualche modo un elemento, chiamiamolo di sicurezza, di garanzia, no? Di prospettiva abbastanza certa. Giovanni, vedo che stai digitando. Aspetta un attimo, vediamo se ci puoi dare un contributo. Mentre Giovanni digita, io parlo del secondo elemento distintivo del cambiamento attuale, ovvero la velocità, scusate. Il relativismo ha fatto mancare tutti gli schemi ai quali siamo abituati, dice Giovanni. Esattamente, ok? E non è questa, ahimè, mi sento di dire, anche la sede per poter entrare su questo argomento pure molto affascinante, però di fatto la mancanza di significati certi per molte persone è in effetti un elemento da gestire, diciamo così. Non voglio dire che sia un elemento necessariamente pieno di ansia, però è un qualcosa in più sulle quali le persone si stanno misurando. Poi la velocità di questo cambiamento. Noi, lo vedremo poi nella prossima slide, abbiamo subito un'accelerazione notevolissima dei processi di cambiamento negli ultimi anni, nell'ultimo ventennio sicuramente, ma soprattutto negli ultimi cinque, e questo a volte ci ha fatto sentire, come dire, quasi un senso di inadeguatezza, okay? Sentire come se non ce la facessimo a stare al passo, e in parte anche così, perché in effetti la nostra specie è abituata a gestire sì tanti cambiamenti, ma in un lasso di tempo un po' più dilatato, e noi tanto tempo non ce lo stiamo dando. Quindi la velocità c'è. Il significato, lo dicevamo prima, natura e significato del cambiamento, lo stiamo costruendo e non sempre è così chiaro e non sempre sappiamo dove vogliamo andare. E per finire, anche l'intensità. Natura, velocità, significato e intensità del cambiamento fanno sì che a volte le persone, le organizzazioni, per non dire, abusando di un termine molto utilizzato, la società stessa, non sappia bene come metter mano a tutta questa situazione. Da parte mia, io la vedo come una situazione estremamente creativa, dove non possiamo ripiegare su un adattamento a schemi predefiniti e siamo tutti quanti noi chiamati a usare tantissimo le nostre intelligenze, tantissimo le nostre potenzialità e tantissimo il nostro impegno e quindi l'energia, la forza che abbiamo dentro per poter trovare noi sia un nostro modello che aiutare tutti noi in termini più collettivi a trovare uno schema di riferimento che possa sostituire quelli che adesso ci sembrano inadeguati.
le cose cambiano in un momento. Questa foto che vedete, anzi questa immagine che vedete, l'ho rubata stamattina in Google Plus a questo signore Piero Venditol, e mi piaceva tantissimo, no? Perché fotografava in effetti, in un modo così molto intuitivo, immediato, l'intensità, la velocità, la rapidità del cambiamento, no? A febbraio eravamo tutti lì a parlare di Sochi e dei Giochi Olimpici con questa immagine di pace, di universalità, e a marzo ci troviamo quasi alle soglie di una guerra civile, alle porte poi dell'Europa, quindi voglio dire sotto casa, no? Quindi questa foto, credo, questa immagine, anzi, scusate, più di tutti, forse, no, sintetizza tutto il discorso che ho fatto nei minuti precedenti. Anche questa volta non abbiamo parlato del corso, perché non l'abbiamo organizzato. Allora io vi farei una proposta. Se siete d'accordo, Annarita mi diceva che lei per le aziende e anche per i piccoli gruppi, mi sentite? Io sì. Ok. Allora, Annarita mi raccontava che per le aziende, piccoli gruppi, eccetera, lei organizza dei corsi di approfondimento proprio su questo tema, con i famosi quattro modelli di cui ha accennato prima. E le quattro fa eccetera eccetera. Allora, se qualcuno di voi fosse interessato, stasera cambiamo completamente taglio, ok? Allora, se qualcuno di voi fosse interessato a organizzare il corso, dateci una risposta entro domani. Io penso che occhio e croce potremmo, la butto lì, Annalita, però vediamo che faccia fai. Butta, butta. Sì? Quanti webinar potrebbero volerci per spiegare il tutto? Due o tre? Quattro. Uno per colore. Senti, Sì, perché poi ogni ma colore ha degli strumenti, degli esercizi, quindi poi bisogna fare anche un po' degli esercizi, allora sì, ce ne vuole uno per colore. ok, la butto lì. 50 euro a Butta. testa, tante No, borse. 50? No, dai, un po' meno. Meno? Per... Wow! Ma sì, dai, per loro. Va bene, Loro, io li adesso mi... voglio bene. Sì, lo facciamo, facciamolo. Un pochino meno, così. Dai, guarda che sono stati facciamo... carini, eh? Sono stati carini, ma hanno evitato un casino, mi hanno dato anche tutte le parole chiave. Bello, bello, mi sono piaciuti molto. Luca Labbino, ti stanno insultando! Ti stanno insultando! Ah, vedi tu, sei tu lo stratega. Io. Addirittura, allora, Sì. No, 50 testa per ogni webinar, dice Giovanni. allora, No. sappiate che questo costa qualche migliaio di euro per l'azienda, lo dico, perché le poche Vabbè, immagini... Ecco, ma vabbè. Vabbè, giusto per però un altro capire, contesto. è un altro contesto, un altro mercato, eccetera. Allora, vi faccio una proposta, non c'è nulla da comprare al volo, non ce ne frega nulla, ok? Vi lascio una mail È qui vero. nella chat che è webinar@insegnalo.it. Stasera rivoluzioniamo il sistema. Webinar@insegnalo.it. Vai, così, nuovo, vedi che sei nel quadrante alto tu. Sei nel quadrante altro. Sono praticamente sopra. Allora, senti, la sparo lì. Facciamo 40 euro. Tutto il percorso. Vai, così, così. Vai, mi Allora, piace, io regaliamo. sai che lavoro no profit. Vai, regaliamo. Vai, regaliamo. Ha giudicato Allora, Marinella, vedi? ci sto anche con Rita, guarda. Rita, guarda cosa dice. Fai un price in base alle Vai. Ma partecipanti. Allora, se riusciamo ad arrivare a 20, il prezzo lo facciamo a Rita 30. è una grande! Rita è una grande, fantastico. Guarda come impari dai nostri consisti. Guarda. Minimo 20 partecipanti, 30 euro. Ci stai? Grandioso. Ci sto, ok. È una Fantastico. scommessa praticamente collaborativa al 100%, ok?
bello, guarda che è un nuovo modello. Mi piace da morire. Allora, sono 40 se siamo sotto i 20, sopra i 20 il costo è 30, ok? Scrivete subito, così domani noi sappiamo quanti di voi sono interessati, ok? Scrivete, stiamo provando un nuovo modello, sì, giusto Marita. Scrivete a webinar@insegnalo.it. Scrivetelo giusto almeno voi, che io lo sbaglio. webinar@insegnalo.it. Come oggetto ci mettete Anna Rita, ok? Wow! Domani facciamo i conti, io metto sulla mailing list, vi scrivo, se non è domani è massimo dopodomani al mattino, entro mezzogiorno, vi scrivo e Anna Rita scoprirà in diretta quanto farà il corso, come lo farà, decido tutto io, insomma. Sto scherzando. Guarda un po'. Ok, quindi dobbiamo dargli un nome a questa modalità, vai! Collaborativo al massimo, allora, se volete potete anche fare questa cosa, invitate tutti gli amici che volete per raggiungere quella cifra lì, ok? 30 euro, io non so in giro per l'Italia, Milano è pizza, birra e dolce, caffè. Cioè, ma perché voi siete cari! Ecco, lo dico, no? No, però voglio dire, no, l'offerta devo dire, cioè adesso non perché lo sto facendo io, però i contenuti sono molto ricchi, 30 euro ci possono stare anche in questo momento di e poi se abbiamo una roba partecipativa è ancora più bello, ci sentiamo più gruppo, no? Facciamo una roba insieme, mi piace. Bello. Mi piace molto come partecipante, io sono in regia quindi io non conto. Fai una proposta in mail da condividere. Cosa sono le sfide? Condividere, Luca mi fai una proposta in me da condividere con le plite solite, solite e invece Maria ti ha chiamato Lucash. è bellissimo qua stiamo facendo cultura, facciamo cultura un casino. Allora dunque, chiaro a tutti, riepilogo, guardate, faccio una cosa e la metto qua, così domani quando facciamo la registrazione ce l'abbiamo già pronta. Ce l'abbiamo. Dunque, 4 webinar. Abbiamo detto al prezzo di 40 euro, senza prese in giro più o meno, eccetera. 40 euro. Sì, okay? 40 euro. Ok. Sono sincero perché sennò poi dopo c'ho casinio, più IVA, ok? Quello lo paghiamo allo Stato, va bene? Fino a 20 partecipanti. Possiamo di firmare il contratto con gli italiani. Vai, buttati in politica anche tu. Sotto i 20. Ok. Cosa vuol dire sotto i 20? Che devono essere di più di 20. No, non è chiaro così. Ah, sopra. No, dicevo, se no. Sopra i 20 ce la puoi fare, ecco, 30 euro. Quindi il nostro obiettivo è avere almeno 21 partecipanti, questo è l'obiettivo. Esatto. Io ho bisogno di un obiettivo. E sopra i 30, vai Marlene, vai. Grande così, sopra i 30 partecipanti. Adesso ci siamo lanciati. Io lo dico, Fabio non c'è perché è in viaggio. Domani quando mi guarda la registrazione mi spara. Comunque, ci provo, Mi spara. Assumiti le responsabilità. Sopra i 30, 25. No, hai sbagliato. Sopra i 30, 25 euro sarà. Basta. Basta, non scrivo più. Si rifiuta. L'abbiamo perso. Beh, fantastico, dai. Chiamiamo amici e parenti tra un po'. Può servire. No, ma poi siamo all'interno di un progetto collettivo, è fantastico. Mi piace molto, sono stata così, involontaria pioniera di un progetto collettivo nuovo. Vediamo cosa dice Elisabetta.
fatica. Allora, maledate, adesso poi se arriviamo all'obiettivo, le date, cosa facciamo? Una settimana, Luca, comunque. Io faccio questa proposta, allora, cerchiamo di partire il più presto possibile. La mia proposta è doppia, la prima non la facciamo settimana prossima, iniziamo la settimana successiva, in modo che anche a Narita abbia il tempo di capire l'aula, eccetera, muoversi e Sì. tutto. E facciamo anche una cosa molto Grazie. più carina. Nel momento in cui abbiamo tutti gli iscritti, sondaggio sulla fascia oraria. Sì. Io mi Tu a Narita adeguo. dai. Tu poi dai anche quale disponibilità su come sei comodo, eccetera, e si Fine. parte così. Va bene, mi sembra un'ottima idea perché sugli orari ci sono sempre un po' di difficoltà, giustamente, ognuno ha gli impegni di vita sua. Ok, vediamo Rita e Bianca cosa ci stanno dicendo, poi direi che abbiamo definito tutto. Ok, ci arriviamo come Rita, buonasera, grazie Maurizio, ok, beh fantastici, Luca, fantastici. Sì, Non ho sono stati parole. fantastici, hanno fatto scendere il prezzo ad un livello spaventoso. Cioè, siamo È un arrivati veramente al. esperimento, è il nome della scienza. È un Nome della scienza. Al esperimento, vai, vai. prezzo collaborativo, incredibile. Benissimo. Sì, visto? Questa è democrazia! Bah. Mi siete piaciuti, sempre più gruppo. Sì, siamo un gruppo fantastico, è vero, ve lo posso dire, eh? Ok. Fantastico. Bene, allora, la sintesi è. Aspettiamo le mail, vediamo come va, definiamo il calendario e partiamo. E aspettiamo Perfetto. anche il sondaggio sull'orario, così scegliamo la fascia che va bene un po' a tutti. Ok, allora dunque vi Ok. teniamo aggiornati, creiamo la newsletter di tutti quelli che vogliono partecipare a questo corso. Alla Rita, come sempre, sei stata fantastica, mi è piaciuta da morire. Sono sincero, Grazie. nonostante io sarei uno psicologo del lavoro, dell'organizzazione, eccetera, non avevo mai visto quel tipo di approccio al cambiamento. Mi ricordavo il freeze, unfreeze, freeze, bla bla bla, mi ricordavo tutte le varie cose, eccetera, però mi è piaciuto veramente tanto, ma lo sapevo già, lo sapevo, però ogni volta sei sempre una piacevolissima conferma. Grazie, che gentile. Ah, oh, che meraviglia. Bene, allora io direi che sì, ok. Grazie mille, grazie Marinella, troppo gentili, grandi, ok? Buonanotte a tutti e grazie Ci mille. salutiamo qui? Buonanotte Sì, a direi proprio. tutti! Grazie a tutti, buonanotte! Scusa, Roberto è venerdì, ho sbagliato nella mail. Roberto è venerdì, mentre domani abbiamo Adele che ci parla del life coaching e ci vediamo domani sera sempre su questi schermi. Ciao a tutti!